Allora, buonasera, parlerò un po' tra un pezzo e l'altro, sia per chiacchierare un po' che per avere modo di togliere gli spartiti con eleganza, perché volano. E mi chiamo Pietro Roffi, suono la fisarmonica, questi li lascio qui sperando che non volino più di me. Allora, il concerto è iniziato con un brano di Astor Piazzolla, che è uno dei compositori che più viene associato a questo strumento, anche se poi alla fine, come dico sempre, Piazzolla non scrisse pressoché nulla per fisarmonica, tranne un brano per quartetto di fisarmoniche, però viene eseguito molto su questo strumento. Perché alla fine il suono del bandoneon, che era lo strumento di Piazzolla, è molto affine a questo strumento, è sempre una scatola con delle voci dentro, con questo suono che rimanda un po' all'Argentina sicuramente. Il secondo pezzo è ancora un omaggio ad Astor Piazzolla, e il primo pezzo si chiamava S'il vous plaît, questo invece si intitola Sentido Unico, che vuol dire sentimento a senso unico, ovvero un sentimento non ricambiato e quindi che proviene da una sola persona verso appunto un'altra che invece non dà questo feedback. Spero si senta bene la fisarmonica. Thank you.
Allora, finisce la parentesi iniziale di Piazzolla e adesso sono invece due pezzi da una colonna sonora famosissima di Ennio Morricone, che è Cinema Paradiso. E andrò a fare due pezzi di questa colonna sonora. Il primo è Maturity, il secondo invece è il vero tema del film, il tema d'amore, che ci tengo a dirlo, in realtà è stato scritto da Andrea Morricone, non tutti se lo ricordano, però effettivamente il tema d'amore, quello appunto più celebre, è stato composto dal figlio appunto di Ennio. E ne ho fatto una piccolissima suite, cioè ho legato questi due pezzi perché ci tenevo davvero a suonare il primo. In genere viene suonato sempre il Love Team, e invece oggi suonerò anche quest'altra bellissima melodia, che invece è stata scritta da Morricone. E Morricone per me, alla fine, come tutti i musicisti italiani, rappresenta un grande punto di riferimento, non solo come musicista, come compositore, ma anche come uomo, perché io ho avuto modo di averci un po' a che fare nel settembre dell'anno scorso, e all'età di 90 anni dirige l'orchestra e ancora compone come se ne avesse meno di me, che ne ho 26. E quindi, insomma, averlo conosciuto, aver suonato per lui è stata una bella emozione e soprattutto una grande lezione, perché ovviamente per me suonare per lui era una grande prova musicale, ma poi alla fine mi sono lasciato andare, ho lasciato spazio che altro ai sentimenti e al momento. Quindi Maturity e poi Cinema Paradiso.
Oggi sono stato invitato qui da Skyalia, che, come ha detto prima, oltre a condividere la musica, condividiamo anche un'amicizia. Adesso suonerò un mio pezzo. In realtà sono due piccoli pezzi, uno è il nucleo principale, che è il secondo pezzo che sentirete, che si chiama Est-Ovest. E poi c'è una piccola cartolina che anticipa l'atmosfera del mio pezzo, che si chiama appunto Postcard, cartolina numero uno. Devo a Francesco non solo l'invito per il concerto di oggi, ma anche un po' una mia nuova rinascita da musicista, perché ho sempre suonato musica classica con questo strumento. E poi ho avuto una grande crisi interna, perché non sapevo più quale repertorio suonare. Come sapete, insomma, la fisarmonica è uno strumento incredibile, però ha un grosso difetto: non ha letteratura originale. Questo significa che per i fisarmonicisti è uso comune suonare pezzi scritti per altri strumenti, come il pianoforte sostanzialmente, o trascrizioni orchestrali come questo pezzo, che hanno un fascino tutto loro, suonati a questo strumento, però poi per un musicista che ascolta l'orchestra, mettere tutto dentro questo strumento certe volte può risultare un po' difficile. E così Francesco, un giorno, mentre condividevo con lui questi miei dubbi, mi ha detto semplicemente, questa è una storia che racconto spesso, ha detto: ma scusa, visto che non c'è letteratura, scrivi tu qualcosa e suonati le tue cose, così sei soddisfatto, il pezzo nasce per il tuo strumento, quindi ti eviti tanti problemi e ti fai la musica che ti piace. E così, in contemporanea a questa, diciamo, suggestione di Francesco, e a altri eventi personali di natura malinconica, è nato questo pezzo che parla di un piccolo viaggio fatto in macchina dalla costa dell'Adriatico, quindi sul litorale di Recanati, e questo viaggio appunto da quella costa, l'est appunto dell'Italia, all'ovest, che è invece il litorale dove c'è il Mar Tirreno e dove io ho riaccompagnato e salutato con le lacrime agli occhi una persona molto speciale, perché ovviamente aveva l'aereo a Fiumicino che affaccia sul mare. Quindi ecco spiegata la motivazione: est-ovest.
Ok, scusate davvero le pause tra un pezzo e l'altro, ma mi sembra il giusto prezzo da pagare per suonare qui, no? Adesso li sistemo. Ora, prima di fare un piccolo blocco dedicato a un autore che invece per fisarmonica, cioè che la fisarmonica l'ha portata un po' al grande pubblico, che è Jan Tiersen, è un compositore francese molto bravo secondo me, suonerò una samba movida di Luciano Fancelli, che è invece un compositore nato negli anni 20, italiano, che è stato forse uno dei pochi che ha prodotto letteratura per questo strumento. E io ho studiato questo pezzo recentemente. E il pezzo si chiama Elsa Popping, questo titolo così pimpante, così come il pezzo. L'ho studiato per una recente tournée che ho fatto a Rio de Janeiro, dove ho cercato di fare un programma che fosse italiano ma che avesse dei ritmi brasiliani. Ed è uno di quei pezzi che, non so se c'è qualche fisarmonicista in mezzo al pubblico, ma insomma è uno di quei pezzi che tutti conoscono tra i fisarmonicisti, ma nessuno suona, non so perché. Ora ve lo faccio ascoltare e vi dite se vi piace. Thank you.
Come annunciato, i prossimi tre pezzi sono di Jan Tiersen e sono tratti dalla colonna sonora che ha scritto per il film conosciuto in tutto il mondo come Amélie e in Italia con Il favoloso mondo d'Amélie, e sono dei valzer che è un genere in realtà non ha origini francesi, insomma, a dirla tutta, però poi la Francia l'ha adottato, e la bellezza di questi pezzi è forse la semplicità di queste melodie che è lampante, e il fatto appunto che con quel film sembrava veramente musica cucita per quelle atmosfere così sognanti e quasi da favola. I pezzi sono, cercherò di rendere le pause il meno possibile lunghe. Il primo è la valse d'Amélie, quindi questo valse è dedicato alla protagonista del film. Il secondo è il valse dei mostri, e il terzo invece è la noyée, che vuol dire l'annegato, ed è un pezzo anche questo molto, molto bello, e che nel film accompagna una scena di gran movimento. Cercherò magari di rievocare un po' il film, e spero che se l'avete visto avrete modo di risognare un po' queste atmosfere.
Non sembra, ma fa caldo, perché siamo sempre in estate e perché questo strumento, anche se siamo sul fiume, non si alleggerisce, pesa sempre 15 kg. Un altro omaggio ad un altro compositore italiano molto apprezzato, giustamente, che è Nicola Piovani, che tutti a Roma, ne parlavo prima in macchina con i miei, chiamano il maestro, e giustamente, no? Perché poi con l'Oscar che ha vinto nel 99 per il film La vita è bella è diventato veramente famoso, è il cocco della città di Roma, e anche se poi alla fine Piovani scrive musica dagli anni 70, scrive musica per film molto importanti già dagli anni 70, ci ha messo un pochino per arrivare al grande pubblico e ci è arrivato anche attraverso questo pezzo che è Beautiful That Way, ovvero La vita è bella, nel senso la canzone del film, che poi è stata interpretata da Noah, una cantante dalla voce fantastica. E quindi nulla, La vita è bella di Nicola Piovani. Allora,
teoricamente il concerto sta per finire. In realtà, dietro a questo ultimo pezzo ho varie altre cose che ho portato per sicurezza e che se volete in qualche modo vi suono, però ufficialmente il concerto finisce con questo pezzo che si chiama Tanguango. È ancora un omaggio ad Astor Piazzolla ed è un pezzo veramente energico che ho studiato veramente qualche giorno fa perché mi piaceva talmente tanto che volevo portarlo qui sul fiume. E per cui voi alla fine applaudite come se il concerto fosse finito e poi come bis o vi regalo delle riesecuzioni dei pezzi che ho fatto oppure proverò a improvvisare ancora qualcos'altro. Intanto beccate il tanguango. Thank you.
Non so perché si è spento il microfono. Finita la benzina. Va bene, allora rimane veramente un minuto per fare, dopo i ringraziamenti appunto a Francesco, al signor Saverio, che hanno creato questa bellissima, occasione per ascoltare musica, ma soprattutto poi per stare un po' insieme e ascoltare non solo il suono di uno strumento, di più strumenti, ma anche quello della natura, che poi per noi musicisti è anche una grande fonte di ispirazione. Per cui il pezzettino che andrò a suonare adesso, è un bis che mi porto dietro, anche quando vado all'estero, perché in realtà è un pezzo di Tchaikovsky. Che si intitola Canzone Napoletana, è veramente un pezzettino e all'estero vanno pazzi perché ovviamente emana questa sensazione di italianità e poi alla fine di virtuosismo che si esprime tutto in forse in 40 secondi di musica. Quindi vi saluto con questo brano perché pur volendo la fisarmonica, o meglio la benzina è finita e quindi buon ascolto. Se volete c'è un mio disco di tango solamente che troverete non so dove qui oppure quando avrete finito il cammino per tornare su. Grazie a tutti. Bravo.